basta cantare perché sono suonata come una campana. Comunque, sì, succede sempre così con le canzoni in inglese. Io canto ma non so le parole. Ciao mamma, saluta il vlog. Ciao vlog. Quindi, iniziamo in modo decente. Buon salve, benvenuti in questo nuovo vlog. Sto sfruttando le luci del bagno perché sono le uniche luci decenti in camera. Però vi faccio un breve tour dell'hotel. Lì c'è il gabinetto, molto importante. Questo è il bagno, molto carino. E vabbè, l'hotel è stupendo. Questo è tipo un corridoietto. Non si sta vedendo niente, però qui c'è il big letto. Mia mamma che scappa. Questa lampada che mi piace un sacco, però non si vede nemmeno quella. E lì ci sono tutti gli apparecchi elettronici, tutte le cose per vloggare oggi. E sto vloggando, perché vi chiederete voi, perché andrò a vedere il film della Lego. Dopo vi spiego tutto bene, ora però dobbiamo andare a fare colazione perché siamo in ritardo, per colpa mia stranamente. E nulla, quindi andiamo subitissimo a fare colazione, questa luce fa piuttosto schifo e ci aggiorniamo dopo, anzi vi porto con me anche a fare colazione, quindi non dobbiamo aggiornarci dopo. Andiamo a fare colazione. Questo hotel è tipo un labirinto, ci sono corridoi ovunque e ogni volta ci mettiamo gli anni a trovare l'ascensore, che è sempre un ascensore diverso perché è un hotel gigante, però ci piace. Con il salato ho dato, ora si passa al dolce. Buon mattiniggio! Altro che il what's in my bag, io vi faccio il what's in my tasca, perché dovete sapere che io infilo di tutto in tasca. Cioè, allora, ho un telefono, un caricatore per il wifi portatile, poi, mia mamma mi sta abbandonando, delle cuffiette, cartacce, altre cartacce, un pennarello. Vabbè, devo andare altrimenti mi abbandonano. Ecco, faccio danni, mi è caduto il caricatore, ce la posso fare. Giacomino mi ha abbandonato, è andato dentro l'hotel con mia mamma, quindi io sono da sola con un macchinone. Adesso mi metto alla guida. No, non è vero. Giacomino, mi lascia la guida della One Shot Car? No, 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 mai, non succederà mai. Siamo arrivati qui all'evento, c'è un sacco di gente, c'è anche qua Luciano. E nulla, ci sono anche tipo tutti i pasticcini, le cose a tema Lego, guardate che carini. E c'è anche la Ludo che mangia, che non mi calcola. Non è vero, dai che ci siamo salutate bene prima. Comunque sono buoni, eh. Mia mamma dietro un po' spaesata. Ma quanto sono bella con questo mascherino. Comunque, ecco, mi cade, inizio già a fare danni. Prima quasi ho rischiato di buttare giù una costruzione di Lego, perché ci sono tipo dei mega cosi ovunque. E nulla, ci sta un sacco, però c'è tantissima gente. Cosa ci racconti, Ludo? Muffin buonissimi, succo d'arancia top, siamo pronti per vedere il film, yeah. E per il resto è fighissimo qua. Tu cosa ci racconti di bello? Che sono contento e emozionato di vedere il secondo film, perché io il primo l'avevo già visto, tu l'avevi visto? È bellissimo e sicuramente ti piacerà. Vabbè, non vedo l'ora di vederlo. Anche io sono emozionato, davvero. Poi a me piace un sacco, cioè non so, il fatto di vedere degli amici di Lego. La canzoncina lì tipo mi gira in testa da anche giorni. Anche io ce l'ho in testa tantissimo. Everything is awesome. E noi ci siamo conosciuti oggi. Esatto. E mi sei già molto carino. Simpatico. Sì, anche lei proprio. Lo faccio sempre a tutti così. Vero, io amo le guance, sono mega anche tipo io, slime. Anche io, infatti, a mio fratello quando era piccolino lo prendevo. Vabbè, non sono discorsi seri tipo. Questi. Vabbè, sul mio canale non ci sono mai discorsi seri, lo possono confermare. Posso capirti. Ciao a tutti, stiamo tipo vloggando, vlog nel vlog, vlog nel vlog. Del vlog, del vlog nel vlog, del vlog. Del vlog. E penso che dovremmo entrare perché sennò non ci sediamo, non vediamo niente. Nel vlog, no, certo. Quindi. Nulla, noi stiamo per entrare a vedere il film. Sono qui con la Ludo e Luciano, anche se vi ho già fatti vedere prima. Non nulla, mi cagano. Siamo super curiosi. Siamo super curiosi di vedere il film. Oh, oh, Luciano, ma cosa fa un albero che vuole conquistare un'albera? La corteccia! No, questa era brutta. Dai, ridi! No! No, era stupenda invece. Questo è il mood della mia vita. Io che faccio battute e nessuno che ride. Ma se un iPhone cade si rialza. No, non ho capito. Siri? No, ti prego. Non dove ma sono stupende, dai. Sono niente, questo è il mood della mia vita. Io che faccio battute alla gente e loro che non ridono. E qua c'è Ludo che si butta per terra con una banana. Sembra tutto normale. Ciao a tutti. Oddio, gli occhi rossi. No, non è vero. Senti, allora, si sente bene qua.
Magnifico, siamo arrivati al cinema. Le mie battute hanno scandalizzato Luciano, ciao. Vero? C'è anche e c'è anche hanno con una banana. È la mia pistola, ragazzi. No, comunque niente. Qui c'è un cinema gigante. Cioè io sono andata, il cinema del mio paese è tipo 2 metri quadri e invece questo tipo gigante e nulla, siamo molto happy. In mano mi sembra una pistola. Non so quanto io possa sembrare normale. In tutto ciò la luce a fare doppi sensi. Ma io mi chiedo perché non possono mettere i simbolini di una femmina, di un maschio, devono mettere sti quadrati. Ah, ops, aiuto, io sono rimasta indietro a parlare, come sempre. E tu cosa ne pensi delle mie battute? Le hai sentite? Sono divertentissime. Ma sai cosa dici a Einstein in spiaggia? Che fisico! Ce la possiamo fare, tu cosa dici? Sì, abbiamo fatto 8 volte su, avanti giù, e indietro giù. Ah, ma siamo nello stesso posto di prima, tra l'altro. Siamo, io sono Valeria. Chi siamo? Sei la mia donna. No, aspetta, no, no. Non a te, non hai in mente la canzone? Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. No, amo. Delle onde del mare. No, no, non la conoscete? È perfetto in italiano, niente. Arriva mi stanno. No, ok. Io continuo a dire cose, nessuno che mi capisce. Tu almeno la conosci. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti. Cosa cantate? Molto. Nessuno. Ma è perfetto in italiano. È Ciran. Io voglio le canzoni svizzere. Nessuno. Svizzere sono tipo. Io la lei, io la lei, io la lei, io la lei. Noi siamo venuti qua davanti. Abbiamo fatto le trasgressive. Esatto. E ci sono qui tutte le mascotte giganti e tutte le persone che ci guardano male, vero? Tutti che ci squadrano male. Ma tutti che ci vengono addosso, io non riesco a fare. Ma quasi fatto cadere la coda di procione. Io non riesco a fare un sono ferita. Sono qui con Emmet. Ciao, non mi calcola neanche lui. È quasi mezzogiorno, sono le 11.58, da notare il mio sfondo. If you can dream it, you can do it. E la famiglia migliore perché vi porto sempre con me. E nulla, qua c'è uno specchio gigante, io devo andare in bagno, però ho voluto fare comunque una clip del vlog perché vi porto con me anche in bagno. Suona molto male, però nulla, il film mi sta piacendo, ora vado in bagno e poi rientro in sala. L'ho rischiata stragrossa perché avevo il telefono nella tasca dietro dei pantaloni. Ok, io che spingo la porta invece bisogna tirare, succede sempre. E avevo il telefono nella tasca dietro, di poco mi cade nel gabinetto. È appena finito il film. Bellissimo. Abbiamo fatto anche un'intervista per la radio, noi mega in ansia. Infatti mi sento un pappinare. E nulla, il film vi è piaciuto? Tantissimo. È stato bello, bello. Veramente andato a vedere perché a me la musichetta mi gasa un sacco, qui ce l'avrò in testa tipo per una settimana adesso. È meraviglioso. Esatto. No, però ci stava. Mi gasa un sacco, davvero. Finalmente siamo arrivati a mangiare e Giacomino, vuoi commentare questi bellissimi segnatavolo? Non è molto carino. Sono tipo una roba di sale con un mestolo dentro. Hi guys, today I will eat my pasta. No, ci ho provato a fare la food blogger ma non sono capace. Che dici Giacomino? Sono bocciata? Sì. Io devo imparare a leggere i menu prima di prendere le cose, perché ho preso una pasta col peperoncino e io non sopporto il piccante, però vabbè, resisterò e probabilmente dopo mi vedrete tipo rossa peperone, sto già diventando rossa. Io volevo fare tanto la food blogger, farvi vedere il mio piatto magnifico, però alla fine ho faticato un sacco a finirlo, cioè non per la porzione, ma perché era strapiccante, quindi ero lì tipo oh, acqua, acqua, e almeno ho un po' di blush naturale, ora sto tipo bollendo. E vabbè, la prossima volta so che devo leggere bene i menu. Cioè ragazzi, sinceramente parlando, non sono una fashion blogger. Cioè guarda, c'ho anche qua lo specchietto con le luci, i miei trucchi, ma non mi so truccare, quindi ciaone. E nulla, guardate qua che bello studio, cioè è gigante. Mia mamma che guarda le mie storie. E comunque c'è questo studio qua gigante in cui ora farò delle foto ed è stupendo. Comunque prima sul fatto del fashion blogger ovviamente scherzavo, perché io sono sempre ironica, come penso già sappiate. C'è una luce stupenda, non vedo l'ora di fare le foto. E nulla, ah, che bello, che bello, che bello. Ma poi vogliamo parlare di questo, cioè non ci sono gli angoli nel muro e quindi tipo volendo posso cambiare. Oddio, no, mi sono quasi schiantata perché è tutto bianco e non si capisce.
aiuto, ok, ce la posso fare, meglio che sto tranquilla, sennò rischio di ammazzare me, rompere cose, come faccio sempre. Io sono appena arrivata in stazione, tra più o meno 20 minuti abbiamo il treno, ho fatto delle foto stupende, non vedo l'ora di postarvele. E nulla, mia mamma è tipo un po' in là perché come sempre non vuole farsi vedere con una disagiata come me, però la capisco che io sono in giro che urlo, salto, però ormai sono io. E nulla, io domani ho pure la verifica di francese, quindi in treno mi tocca studiare. Però sono molto felice perché io amo Milano, cioè è una città veramente troppo bella, me ne sono innamorata fin dalla prima volta in cui ci sono venuta e sono troppo felice anche perché ci tornerò giovedì, ci tornerò molto molto spesso prossimamente perché ci sono tante tante belle cose in vista e io sono troppo felice. Ho fatto anche un paio di storie, mi sono messa a urlare buon sereggio a tutti e c'era un sacco di gente che mi guardava male e mi sta guardando male tuttora. Io sono qua che passeggio avanti e indietro perché non riesco a stare ferma, ecco, passa gente che mi guarda stranamente. Saluta pure! Ciao! Ciao, di buon sal, buon sereggio ormai, sono le 6, buon sereggio. Buon sereggio, muser? Più o meno, sì, youtuber più o meno. YouTube, bel canale, complimenti. Grazie a loro, dovete dire. Tu lo conosci? Grazie, ciao! Comunque volevo farvi notare che mia mamma... No! Ha rotto... Dai, ti faccio vedere gli occhiali. Mia mamma ha rotto gli occhiali e quindi... Manca una stella ed è in giro da ieri con gli occhiali storti, tipo così. Grande mamma. Buonasera a tutti, io sono appena arrivata a casa, sono stanchissima, ho tantissima fame, sono le 20:40 e adesso mi ha appena chiamata mia madre per la cena, quindi corro subito a mangiare. Volevo però farvi sapere che ho quasi perso la coda di procione un'altra volta. Sono scesa dall'auto e ho visto che non c'era più, sono già andata in panico, ma per fortuna l'ho trovata sotto il sedile e quindi mi è andata bene per stavolta, però temevo di averla persa di nuovo, la mia coda di procione. Nulla, io vado a mangiare, dopo ci risentiamo più tardi. Oh, ho picchiato pure la mano. Ribuonasera a tutti. Sono le 21:43 e ho il telefono all'1%, quindi aiuto, devo trovare il caricatore prima che muoia. Ho perennemente il telefono scarico. C'è. Perché devo fare queste cose che poi cado? Mannaggia. Comunque stavo dicendo che ce l'ho fatta ad attaccare il telefono. Queste sono le vere gioie della vita, riuscire ad attaccare il telefono in carica prima che muoia e pure abbracciare il calorifero. Quanto è bello abbracciare il calorifero, anche se preferirei di gran lunga che al posto del calorifero ci foste voi, però per il momento mi accontento del calorifero. Sapete cosa vi dico? Fa niente l'orario, anche se ho il telefono al 2% e penso che morirà presto, ma rispondo comunque a qualche domanda che mi avete fatto sul domandometro, magico domandometro su Instagram, ma ho saputo che hanno messo il termine De Ferragnez nel dizionario, cioè l'Accademia della Crusca, quella che sceglie le parole così, ha messo il termine De Ferragnez. Oh, ma stiamo scherzando, cioè, allora devo mettere anche sereggio, devo mettere anche domandometro, devo mettere anche capelli spaventapasseri, cioè, secondo me, prima o poi lo metteranno, dobbiamo continuare ad usare questi termini, farli diffondere, secondo me, un giorno, soprattutto buon sereggio, secondo me è una cosa geniale, perché c'è un sacco di gente che non sa cosa dire tra il pomeriggio e la sera, e... sereggio risolve queste cose. A tale proposito, una volta mi avete mandato la storia di Marco, guardate, Che mi continua... Ma comunque raga, c'è un problema che mi continua a perseguitare da oramai troppo tempo. Io alle 5:30 non so mai se dire buon pomeriggio o buonasera. Cosa devo dire? Buon pomeriggio o buonasera? Deve dire buon sereggio, vedete? Tutto a posto. Vedete che sereggio è un termine utile alla comunità. E quindi niente, vi saluto, un bacissimo. Vi voglio tantissimo bene e nulla, noi ci vediamo sabato per un nuovo video. Ma prima vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio, non so dove sia, è qua, sotto il letto, vi lancio il mio unicorno a casa, fatto un po' artigianalmente col braccio lì, però vabbè. Ma guardate che fiore che sono, con il mio pompone in testa, con le mie occhiaie da zombie, totalmente struccata. E penso di non essermi mai fatta vedere da nessuno, al di fuori dei miei genitori, in queste condizioni, perché non leggo mai i capelli, dato che le mie orecchie sembrano dei paravento, cioè se c'è il vento, la tempesta, da me non arriva nulla in faccia, perché ci sono le orecchie che fanno da scudo praticamente, da muraglia. A parte gli scherzi, nulla, è incredibile come, nonostante non vi conosca praticamente...
non abbia problemi a mostrarmi così. Mia mamma pensa che io sia già a dormire, quindi devo fare piano perché la sento in corridoio. Io vi saluto, vi mando un bacissimo. Ci vediamo domani. No, che cavolo dico domani? Ci vediamo tutti i giorni su Instagram perché vi riempio sempre di storie. Mentre ci vediamo sabato per un nuovo video. Ah, e su Instagram i Musical.ly, se ancora non lo fate, seguitemi, mi chiamo Vale Vedovatti. Buon salve! Stiamo registrando questa clip qualche giorno dopo la fine del vlog e stiamo provando a costruire, come vi avevo già anticipato, una costruzione di Lego. Dopo vi faremo vedere se ci riusciremo. Stanno già andando pezzi ovunque. E nulla, questa qui è la costruzione che vogliamo provare a costruire, anche se io farò sicuramente danni, però c'è lei che mi aiuterà. E nulla, ora le costruiamo insieme e dopo ve la farò vedere, perché insieme è più meraviglioso. Sì, è meraviglioso. No, non canto perché è meraviglioso, fa parte di un film. Di un team? Di un team? Non è di un film? Di un team, dice. Di un team? Dice di un team. Infatti ha più senso. Noi stiamo iniziando la nostra costruzione e c'è qui insieme a noi anche questo ospite speciale. Il mio micciolone! È meraviglioso! Fa la dub! 3, 2, 1... Oh! Comunque lei è Anna, per chi non lo sapesse, una mia grande friend. Ieri siamo andati a fare carnevale e niente, continuiamo a fare la nostra costruzione. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we live in our dream. Noi ora dobbiamo andare ad Arese a fare shopping e per ora abbiamo costruito questo paperello qua. Non si vede? Non si vede. Collabora, collabora, macchina fotografica. Ok, l'ha messo a fuoco. Ok, abbiamo costruito questo. Fantastico. Questo omino molto carino. E poi anche il gatto unicorno, che però non ce l'ho qua. E nulla, continueremo un'altra volta a costruire questa, perché il processo è molto lungo, però ce la stiamo... Fatto cadere tutto, sto perdendo pezzi ovunque sotto il divano, però ce la stiamo facendo seguendo le magnifiche istruzioni e nulla. Quindi ringrazio Anna per aver fatto da comparsa in questo video e anzi ora faremo ancora un pezzettino in cui facciamo il backstage della foto che andrò a postare su Instagram. Avevo intenzione tipo di buttarmi, cioè di sdraiarmi in mezzo a un po' di Lego, però vediamo, ora creiamo insieme la foto. Abbiamo scattato delle foto, da notare quando mi partono tipo dei selfie a caso. Comunque le foto riuscite bene sono queste qui e mi piacciono un sacco. E nulla, le vedrete presto su Instagram. Noi ora dobbiamo assolutamente andare, perché appunto come vi avevo già detto prima, stiamo per andare ad Arese e ci porta sua mamma, che ci sta aspettando da tipo un quarto d'ora. Però noi siamo molto puntuali come sempre ed eravamo in alto mare, dovevamo mettere via pezzi di Lego. E nulla, quindi io vi saluto, un bacissimo, ci vediamo sabato con un nuovo video. Ciao, vieni a dare un abbraccio virtuale a tutti. Ciao.